uno dei grandi dogmi del nostro tempo è quello secondo cui chi critica l'Unione Europea è per ciò stesso un reazionario fascista, nemico del progresso. Io credo che si possa destrutturare questo dogma partendo da un testo scritto direttamente da Lenin nel 1915, quando si ventilava già all'epoca l'idea di una possibile unificazione dell'Europa, o più precisamente la possibilità degli Stati Uniti d'Europa, quello che oggi diventa in qualche modo la nostra realtà quotidiana. Ecco cosa scriveva Lenin nel 1915, mi scuserete se il passo è un po' lungo, ma merita di essere letto e commentato. Scrive Lenin: dal punto di vista delle condizioni economiche dell'imperialismo, ossia dell'esportazione del capitale e della spartizione del mondo da parte delle potenze coloniali progredite e civili, gli Stati Uniti d'Europa in regime capitalistico sarebbero o impossibili o reazionari. In tal senso sono anche possibili gli Stati Uniti d'Europa come accordo tra i capitalisti europei, ma a qual fine? Soltanto al fine di schiacciare tutto insieme il socialismo in Europa. Ne risulta che è possibile il trionfo del socialismo all'inizio in alcuni paesi o anche in un solo paese capitalistico preso separatamente. Il proletariato vittorioso di questo paese, espropriati i capitalisti, organizzata nel proprio paese la produzione socialista, si solleverebbe contro il resto del mondo capitalista, attirando a sé le classi oppresse degli altri paesi, spingendole ad insorgere contro i capitalisti, intervenendo in caso di necessità anche con la forza armata contro le classi sfruttatrici di loro stati. E scrive ancora Lenin: ecco in forza di quali considerazioni, che sono il risultato di ripetuti esami della questione nella conferenza delle sezioni all'estero e dopo la conferenza, la redazione dell'organo centrale è giunta alla conclusione che la parola d'ordine degli Stati Uniti d'Europa è sbagliata. Fine citazione. Questo brano lungo che vi ho letto è tratto dal testo Sulla parola d'ordine degli Stati Uniti d'Europa, 1915. Qualcuno potrebbe naturalmente obiettare che è un testo invecchiato e superato e dunque non più in grado di fare luce sul nostro presente. Ma ne siamo davvero sicuri? A me pare invece che le profezie di Lenin, ciò che lo induceva a ritenere sbagliata la parola d'ordine Stati Uniti d'Europa, si siano pienamente realizzate oggi. Nel senso che oggi, nel tempo del capitalismo assoluto e dell'imperialismo planetario chiamato globalizzazione, gli Stati Uniti d'Europa, quali si sono realizzati nell'Unione Europea, si sono realizzati esattamente nella forma reazionaria descritta da Lenin, perché appunto si sono realizzati come dominio del capitale internazionale. L'Unione Europea, lo sappiamo bene noi che ci viviamo oggi, è il culmine del dominio usurocratico del capitale, che con il debito impone la schiavitù e nuove radicali forme di classismo a livello europeo. Di queste il caso più evidente è quello della Grecia, che è un vero e proprio laboratorio a cielo aperto di queste politiche del capitale europeo. Ecco, io credo che Lenin avesse ragione, perché aveva colto esattamente che la parola d'ordine Europa come Stati Uniti d'Europa, come Unione Europea, doveva portare al superamento della forma Stato e all'unificazione del capitale, o anche, come dice Lenin, all'abbattimento europeo del socialismo e in generale della democrazia. Perché effettivamente oggi l'Europa esiste, per citare Lenin, solo come accordo tra i capitalisti europei, come moneta unica. Che cos'è oggi l'Europa se non l'euro e la banca centrale? Nessuna politica, nessuna democrazia, nessuna difesa delle classi subalterne, che sono anzi espropriate anche dei loro diritti fondamentali, come ad esempio la sanità e l'istruzione. Tutto è rimesso al mercato e alla concorrenza. Ecco, Lenin ci insegna la necessità di reagire a questa unificazione falsa dell'Unione Europea e di ripartire dagli stati sovrani nazionali come luogo in cui è possibile creare una democrazia. Lenin ci insegna a tenere insieme democrazia e sovranità contro l'internazionalismo ingannatorio dell'Unione Europea, che in realtà internazionalizza solo il capitale e mai la democrazia. Per cui io credo che Lenin sia un autore da riscoprire anche da questo punto di vista, perché effettivamente con sguardo prospettico e lungimirante ha ben intravisto i limiti dell'Unione Europea, dell'unificazione europea, quali si sono pienamente realizzati oggi, 2015.